Salve a tutti, io sono Ala e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo video che, come da titolo, è una video recensione, in questo caso di un volume 1, comprato da me recentemente. Sto parlando infatti di Reiraku di Inio Asano, pubblicato da Planet Manga al prezzo di 12,90 €. Un'edizione che presenta la sovraccoperta, come l'edizione di Solanin, insomma, e le prime pagine a colori. Non ci sono pin-up o simili o inserti particolari, sono solamente appunto le prime tavole a colori, che poi appunto non ci saranno più. Questa è la seconda opera che leggo di Asano dopo Solanin, e rispetto a Solanin è una storia totalmente diversa, perché se nonostante tutto associerei a Solanin la luce, il sole, al contrario Reiraku è veramente l'esatto opposto, una storia cupa, una storia notturna che non lascia spazio alla speranza. È una caduta, come dice anche il titolo, inesorabile all'interno degli abissi dell'animo umano. Per me leggere questa storia è stato come guardare i nuvoloni che preannunciano un temporale. Sai che sta per arrivare qualcosa di potenzialmente distruttivo, ma non puoi fare nulla per fermarlo. È anche però una sorta di attesa di un cambiamento che si crede debba arrivare dall'esterno, quando in realtà può partire solo che da noi stessi. Protagonista di questa storia è Kaoru, un fumettista parecchio famoso, affermato, che ha recentemente concluso una sua serie di manga durata ben 8 anni, ma una volta portata alla sua conclusione deve ripartire da zero. Deve riuscire a scrivere una nuova storia di successo, ma non riesce a trovare alcuno stimolo, e neanche le persone che lo circondano sembrano essere in qualche modo interessate a lui. Per esempio la moglie, che anche lei lavora nel mondo del fumetto come editor, è troppo impegnata a star dietro a una nuova autrice emergente che ha attirato subito molto successo, mentre la casa editrice lo considera quasi un autore fallito rispetto agli altri autori che sono molto più redditizi rispetto a lui. E anche il suo stesso editor, dopo aver atteso innumerevole tempo sue notizie per una nuova serie, ha preferito occuparsi di altri autori. Kaoru si trova come protagonisti di Solanin, in verità, in un momento di stasi, in un momento di attesa, ma a differenza loro non riesce a trarne qualcosa di costruttivo. La sua attesa è infinitamente oscura e pesante. La sua insoddisfazione genera un buco nero che inghiotte ogni luce sul suo cammino. Kaoru non si rispecchia nella società e non riesce a sottostare alle regole sociali, e si fregia quasi di questo aspetto del suo carattere, giustificandosi col fatto di essere un autore impegnato, quasi volesse a tutti i costi indossare la maschera dell'autore di fumetti che portano dei messaggi profondi in contrapposizione alla vuota società dei consumi. Kaoru però è un autore di fumetti che sotto sotto li odia perché detesta ed è sofferente nei confronti del mercato giapponese, che spesso non premia la qualità bensì la quantità di vendite. Kaoru è un personaggio talmente triste che noi stessi non riusciamo a credere neanche a quei pochi momenti in cui la tensione si distende. Questo avviene quando il fumettista incontra una donna che sembra la reincarnazione del suo passato, un fantasma che proviene da un momento in cui tutto era ancora in potenza e poteva ancora realizzarsi, una presenza che non porta con sé la gioia della gioventù, ma si palesa solo come un miraggio ingannatore e alla fine gli ricorda chi è e chi è sempre stato. Kaoru è un personaggio talmente gravato dalla propria esistenza che è impossibile non identificarsi in qualche aspetto del suo carattere. Io, specchiandomi in lui, ho visto la mia parte più egoistica, l'incarnazione su carta del mio desiderio di essere compresa ed accettata dagli altri pur non facendo nulla per renderlo possibile, cioè quel desiderio fortissimo di essere importanti per qualcuno senza che quel qualcuno lo venga a sapere. Giuro, ci sto lavorando, A mio avviso, pur arrivandoci per strade molto molto diverse, Reiraku e Solanin arrivano alla stessa conclusione, cioè che non ha senso affannarsi. Solanin presenta questa conclusione in modo molto più leggero, molto più
positivo, mentre in Reiraku ovviamente questo presenta dei risvolti molto più negativi, perché secondo me Reiraku cerca di farci capire come sia inutile affannarci, incaponirsi, obbligando gli altri a vedere la versione di noi stessi che noi vogliamo far vedere, perché comunque è sempre necessario scontrarsi con l'alterità. Quindi sprecare energie per fare in modo che l'altro veda ciò che noi vogliamo mostrare è sostanzialmente una spesa, una fatica inutile. Non ha senso, perché in realtà noi stessi sappiamo chi siamo in realtà. Se non avessimo gli specchi, neanche riusciremo bene a capire che espressione stiamo facendo in un determinato momento. Quindi non possiamo pretendere che anche gli altri ci vedano in un solo modo, perché è proprio attraverso il contatto, il contrasto con gli altri, che possiamo scoprire lati del nostro carattere che ignoravamo. Insomma, il buon vecchio Birandello c'era arrivato più di un centinaio di anni fa. Oltre a questo, questo volume unico è molto interessante per lo spaccato metanarrativo su il mondo del fumetto giapponese e sulle condizioni in cui vivono i mangaka. Non so quanto ci sia effettivamente di autobiografico in questa storia, ma penso che ovviamente tutte le aspre critiche fatte nei confronti del fumetto giapponese messe in bocca a Kaoru siano ovviamente farina del sacco di Asano, soprattutto quella critica molto poco velata fatta ai fan direttamente di determinati artisti che amano indistintamente qualsiasi opera del proprio autore preferito, indipendentemente dal fatto che questa sia un'opera che porta dei messaggi profondi o che sia un'opera costruita a tavolino per vendere piacere. Parlando dei disegni, io ho adorato Asano in questa veste molto più realistica rispetto a Solanin. Infatti i disegni di Reiraku sono molto più vicini alla storia extra che trovate nel volume definitivo di Solanin, pubblicato da Planet Manga. Mi piacciono veramente tanto, trasmettono perfettamente gli sguardi, questo sguardo vuoto di Kaoru che non riesce a trovare la propria dimensione, per non parlare appunto delle bellissime splash page con gli sfondi, le ambientazioni estremamente curate, curati anche gli interni in ogni piccolo dettaglio. Quindi, per concludere questa recensione, io vi consiglio assolutamente di recuperare Reiraku. È una storia molto profonda, molto pesante, ma secondo me Asano non va letto con la premessa di dire sto per leggere qualcosa di pesante che non mi piacerà. No, va letto e iniziato sapendo perfettamente che è qualcosa che potrà colpirvi, potrà farvi male, ma è qualcosa di necessario per crescere, ma non per crescere perché siete dei ragazzini, per crescere e svilupparvi come persone, per approfondire magari alcuni lati del vostro carattere che ignoravate. E appunto, come vi dicevo prima, mi ha fatto rendere insomma conto di questa cosa, che io lo faccio sempre: vorrei tanto essere importante per le persone non facendo nulla per farlo, comunque senza fare capire agli altri che le persone per me sono importanti. E infatti spesso comunque risulto una magari un po' menefreghista, una un po' fredda. Me l'hanno detto le superiori che sono gelida, me l'ha detto una persona che odiavo, quindi quello non è stato un vero problema, però mi ha fatto capire che probabilmente all'esterno non mi mostro troppo nel mio carattere, perché sostanzialmente anche alle volte ho paura magari di rimanere ferita, visto che sono una persona che purtroppo involontariamente si affeziona tantissimo alle persone, anche quando mi date un'unghia, boom, a me sembra che mi abbiate dato tutto il corpo, e quindi io dimostrerò sempre un sacco di affetto, disinteressato soprattutto. Ma questo non è un video in cui devo elogiare un lato del mio carattere, nonostante io non riesca a conviverci molto bene. Comunque, Reiraku assolutamente consigliato. Prossimo volume che recupererò, le short stories, sto aspettando che la mia fumetteria riapra per comprarle, che usciranno sempre in questo formato da 12,90€. E poi a luglio, se non sbaglio, uscirà anche Eroi, un altro volume unico, sempre di Asano. Io mi sto veramente innamorando di questo autore, di sicuro recupererò tutte le opere che stanno ristampando e poi punterò su Buonanotte Pun Pun, anche se sarà una spesa non indifferente. Comunque, fatemi sapere qua giù nei commenti se vi ho un po' incuriositi nei confronti di questa storia. Per questo video è tutto, io vi saluto e ciao ciao!